Eccolo. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, un paio di cose. Una cosa che mi ha incuriosito molto del rapporto fra media e verità. Ieri molti quotidiani hanno pubblicato, hanno riportato le notizie di un rapporto di Goldman Sachs. Si parla di Crescita Italia, come al solito, tanto per cambiare. La cosa che mi ha incuriosito è che questo rapporto non è affatto stato pubblicato ieri o ieri l'altro. Un rapporto del 14 di questo mese, quindi ampiamente anche discusso e sulle riviste specializzate già ampiamente analizzato. Comunque la cosa ha fatto scalpore perché secondo gli analisti Goldman Sachs la crescita d'Italia per il 2019 non sarà né nell'1,5, né nell'1,1, né dell'1, ma ben dello 0,4%. Ci hanno fatto il titolo sia Repubblica che il Corriere, la cosa, ripeto, mi ha incuriosito perché ho avuto la sensazione ancora una volta che certi che i giornali non rincorrano la notizia, ma tengano le notizie nel cassetto per poi tirarle fuori quando non hanno altre notizie da dare. Questo è un piccolo inciso così su come funziona la stampa in Italia. Il rapporto in realtà è molto interessante. Oppure quando gli serve politicamente al loro datore di lavoro. O quando gli serve politicamente. Devo dire che su questa cosa, in particolare su Repubblica, che poi così è così come giornale, però insomma qualcosa di buono ogni tanto si trova anche scritto, effettivamente una battaglia anche con questi mezzucci contro questo governo la sta portando avanti. Dicevo, il rapporto è abbastanza È interessante. diminuito all'improvviso il volume di Costantino, o è solo da me? Anche da voi? Mi sentite? Molto debolmente, forse hai prova a guardare il jack. Qualcosa che si sia staccato. Prova. Adesso Mi sentite adesso? Va meglio? sei tornato a bordo. Dicevo, il rapporto è molto interessante. Prima di tutto perché Goldman Sachs di solito non sbaglia granché le sue previsioni. Seconda cosa, perché muove tutta una serie di critiche, non tanto alle azioni di questo governo, quanto al fatto che c'è in atto un rallentamento a livello globale e che evidentemente l'Italia ci arriva nel peggiore dei modi come preparazione. Io ho anche scaricato, anzi rielaborato il grafico, adesso ve lo faccio vedere. Facciamo così, facciamo sharing perché secondo me è interessante. Ecco qui. Allora, abbiamo questi sono, aspettate. Si vede meglio quest'altro. Allora, qui abbiamo nella scala abbiamo 0,4 che siamo noi, 7,3 che è l'India, tanto per dirne una. Noi all'interno di questo set di paesi considerati area mondo siamo nettamente quelli che vanno peggio. Allora, togliamo lo sharing se ci riesco. Eccolo qui. Allora, siamo quelli che crescono meno. Dopodiché sono andato a vedermi un pochettino come va appunto l'economia mondiale. Ripeto, c'è un rallentamento che oramai è conclamato, è stato accettato praticamente da tutti gli analisti e persino dai nostri eroi. Sono andato a vedermi alcuni dati che riguardano l'andamento dei prezzi delle commodities, perché è sempre un indicatore abbastanza interessante dello stato dell'industria. Allora, per quanto riguarda i metalli, tanto, allora, del petrolio sappiamo tutti quanti, ha avuto un crollo verticale abbastanza clamoroso. È inutile che ve lo faccio vedere, ma la cosa interessante è che non soltanto il petrolio è crollato, ma sono crollate un pochettino tutte quante le commodities, tutte quelle che si vengono impiegate nell'industria. Adesso vi faccio vedere l'alluminio, poi vi prego di credermi perché non voglio tediarvi con altri grafici. Allora, questo andamento lo si ritrova praticamente sull'acciaio, sul ferro, sullo zinco, sul piombo. Sul rame addirittura, anche se il rame ha delle oscillazioni un pochino più elevate e meno costanti. Però questa è la fotografia dell'andamento dei prezzi su Londra, che è la principale piazza mondiale per le commodities, delle materie prime.
Allora, noi abbiamo un problema abbastanza evidente di rallentamento globale dell'economia a cui non abbiamo risposte. Fondamentalmente non sappiamo, non abbiamo risposto, oppure abbiamo delle risposte sbagliate. E mi sembra abbastanza incredibile che questo non venga sottolineato praticamente da nessun commentatore di quelli mainstream. Cioè il dibattito è tutto quanto Io ho concentrato. cercato disperatamente stamattina a vostra, notte mia, di ricordarglielo a quelli con cui stavo dibattendo. Ma sembra Di crescita non vogliono parlare. non ne Di vogliono crescita parlare. Hanno detto, ma ci sono, tirano fuori la retorica, ci sono i poveri, bisogna redistribuire i poveri, ne avrai sempre di più finché crei recessione. Ma tra l'altro poi questa roba qui, no, per noi che siamo netti importatori di quella roba lì, sarebbe anche, cioè una roba che potrebbe anche darci delle posizioni rispetto a altri, no? Paesi trasformatori tipo l'Italia, no? Per quanto riguarda la quota manufatturiera, no? Sarebbe anche una roba da sfruttare, no? Un po', nel senso che un pochettino, no? Perlomeno. No, rimandiamo la cosa, lasciamo di nuovo parlare Costa, ma guarda che ormai di materie prime noi importiamo veramente poco. Noi Ma un po'. nella catena del valore importiamo pezzi e poi facciamo uscire pezzi che vanno da altre parti. Diciamo, sicuramente non ci va male, no? Se scendono No, se petrolio. scendono i prezzi, allora, intanto un indicatore che appunto l'economia sta frenando e sta frenando anche più rapidamente di quanto si pensava solo 3 mesi fa. Questo senza dubbio. Tra l'altro tutte le curve, tutti gli andamenti sono abbastanza simili, dicevo, e grosso modo il crollo dei prezzi si ha a partire da giugno per tutte quante le materie prime. Petrolio fa eccezione perché il crollo del petrolio è repentino ed è veramente delle ultime settimane. Però tutte le materie prime subiscono un ridimensionamento molto profondo dei prezzi negli ultimi 5 mesi, fondamentalmente. Che poi, guarda caso, corrisponde alla crescita piatta del secondo trimestre e la crescita invece negativa del terzo. Il dibattito sulla crescita effettivamente è una cosa che manca. Cioè, si spaccia per propedeutica alla crescita, qualcosa che invece sappiamo non è, andrebbe detto. Bene ha fatto Michele stamattina a tentare, però un tentativo che veramente trova difficoltà a trovare terreno fertile. Si rilancia con gli investimenti. Oggi, dicevo prima nella presentazione, ho litigato un pochettino con i nostri amici grillini perché Di Maio si è attribuito il successo del piano, o meglio, si è attribuito il merito del piano industriale del prossimo triennio di Cassa Depositi e Prestiti. Ora sappiamo benissimo che su Cassa Depositi e Prestiti tutti i governi hanno delle mire, essendo una cassaforte abbastanza pingue. Però un piano triennale di una società che sì, è vero che è controllata dal Ministero delle Finanze, ma poco c'entra col bilancio, anzi, nulla c'entra con il bilancio dello Stato. Va per fatti suoi, fa bene, speriamo continui ad andare per fatti suoi sempre, però Di Maio messo alle strette su dei numeri che evidentemente oramai cominciano a essere compresi anche da chi non li vuole comprendere, cioè il fatto che veramente ci avviamo alla recessione, cerca di attribuirsi un merito che non ha, un pochino come aveva fatto con Ilva o con altre situazioni. Ancora una volta il dibattito politico-economico che è estremamente carente qui, non si riesce a portare avanti un discorso sensato sui numeri, sulla realtà, sui fatti che avvengono, su quelli che potrebbero avvenire in un futuro prossimo e su quelli che temo avverranno in quel futuro prossimo. Non ho altro da dire, se avete dei commenti da fare, a me sembra questa la cosa più sconfortante. Il commento mio è sempre lo stesso, perché me l'ha chiesto anche stamattina la Santroni, devo dire che alcuni hanno criticato, io la trovo probabilmente la miglior giornalista di questi, che Senza dubbio, lei nettamente. trova almeno nei vincoli che ha a far dibattere e ascoltare. Cioè, le recessioni in parte sono fisiologiche, in buona parte. Al di là delle cose che dicevamo prima, più tecniche, sui comportamenti delle banche centrali che a volte le causano. Eccetera, eccetera, ma questo forse meriterebbe un'altra cosa che meriterebbe un colloquio nostro dedicato. E quindi i partiti
devono prepararsi alle recessioni facendo l'esatto opposto di quello che fa l'Italia, cioè capendo dove sono i punti di debolezza, preparando un welfare system che assista i disoccupati colpiti dalla recessione perché trovino un altro lavoro, creando strutture legali, lo diceva prima Gianluca, no? Che facilitano la dissoluzione, perché recessione vuol dire che c'è un tot di imprese che ormai non funzionano più. Questo vuol dire la recessione. Ci sono un tot di imprese, un tot di investimenti, un tot di cose che fai che non funzionano. Il grosso in realtà rimane, perché non è che le recessioni distruggono tutto. Per il grosso delle imprese è al più un rallentamento. Alcune vanno addirittura bene in recessione, no? Sono un po' come le pompe funebri, ci sono anche le imprese controcicliche. E quindi il problema vero è permettere alle imprese che non stanno più in piedi di dissolversi e vedere che se ne creino altre. Così si affrontano le recessioni. Oppure, assolutamente sì. Facendo crescere lo spread, le acceleri, creando il panico, facendo paura agli investitori. Allora, quelle sono le situazioni in cui se hai già preso il colpo di freddo e decidi di entrare in un ospedale pieno di virus, probabilmente t'ammali seriamente. Se hai preso il colpo di freddo e sei debole, stai fuori da zone piene di batteri e virus. Oh, a proposito di batteri e virus, questa legge di bilancio, credo, non ho controllato il giornale, ma credo che in queste ore sia arrivata finalmente nell'aula del Parlamento. Per ah, essere sì? E no, in realtà ma, non... Time. Time. Ok, dammi un aggiornamento. Ma no, quale legge di bilancio? Perché arriva quella che devono cambiare... Quella che non conoscono, quella che nessuno conosce. Mettiamoci d'accordo almeno sulla parte definitoria, no? Nel senso, arriva alla commissione del bilancio del nostro comune amico Claudio Borghi. Ha approvato un documento di bilancio che è oggetto di una trattativa per cambiarlo completamente, almeno nei saldi, eccetera, eccetera, con Bruxelles, no? Quindi, cioè, costa, sì, sarà arrivato, ma è una roba che arriva e lo archivi per successiva valutazione, diciamo noi, orizzontalmente nel cestino. Assolutamente, cestino, infatti. Niente, no? Sì, sì, arriva una cosa che poi non verrà votata, è bellissimo. Esatto. Cioè, sì. No, perché siamo all'assurdo che hanno fatto una roba che non serve. Esatto, esatto. Ora, non è che mi dispiaccia se questi lavorano a vuoto, a me fa anche piacere. Però il fatto che in commissione bilancio hanno discusso, hanno litigato, non so se avete visto tra l'altro la scenetta meravigliosa, l'hanno data proprio stamattina a Omnibus, la scenetta meravigliosa fra Tria e Brunetta, su una cosa che in realtà non esiste, è una cosa che c'entra nulla con quello che verrà fatto. Ancora una volta, sempre sul dibattito, sempre sulla crescita, ci si concentra sui famosi numerini, come dicevi anche tu Gianluca, 2,4, 2,1, 2, quando il problema non è questo. Ma io oggi ho fatto un tweet, no? Cioè possono anche cambiare i saldi dello 0,3, 0,4, rimane una manovra di merda. Scusate il francesismo. Ho visto il tweet. Cioè alla fine... Perché vi citi il tweet bestiale che dà la dimostrazione di quanto squallidi siano questi nuovi governanti, di una tal Paola Taverna, che credo sia un personaggio molto noto in Italia, se la vedo apparire almeno, la quale dice con 60 milioni, ragazzi, non 60 miliardi o 6 miliardi o 600 milioni, 60 milioni, ok? 60 milioni sono cosa? 100 giorni, cosa sono? 200.000 lire, 200.000 euro al giorno? Cosa fa lei con 60.000? Le università tornano a respirare. Ci sono 100 università in Italia, più di 100, 200.000 euro al giorno, vuol dire che gli hanno dato 2.000 università, hai capito? Sì, sì. E se ricordo bene, Michele, soltanto 10 milioni alla ricerca. Hai visto che roba? 40 milioni per i fondi agli atenei, che sarà per aggiustare due cancelli rotti che le università cadono, 10 per le borse di studio, che vuol dire niente. Ma poi scusami, 10 per gli studi di ricerca, cioè sono dei criminali. Ma poi è anche sbagliato, perché se non sbaglio, ne hanno stanziati 48 solo per clonare la normale a Napoli, cioè la normale di Pisa. Quindi, cioè, non è una normale a Napoli, Beijing. Sì, no, però volevo dire una cosa, scusami, senza fare commenti sul rapporto di Goldman Sachs, perché essendo
indirettamente più o meno un mio competitor, non sarebbe elegante. Dico solo Costa che probabilmente la stima 2000, l'economista che l'ha fatta è brava. La stima 2019 ha un senso, molto meno ce l'ha il 2020, dove loro prevedono un rimbalzo all'1,5, che secondo sì, me... Sì. Sì, sì, è vero, è vero. Secondo me è una roba che va fideistica, non so. Sì, sì, è previsto un rimbalzo nel 2020 abbastanza. Secondo me si è dimenticata... Si capisce... No, ma secondo me Thomas si è dimenticata di aggiornare l'Excel. Però a parte quello, secondo me il tema vero, no, qua, che è quello che tu fai notare, è che c'è uno slowdown globale, no? Più o meno pronunciato, non sappiamo. Lo vedremo dopo. E... come dice Michele, qui si parla, si cazzeggia su delle robe completamente, non dico inutili, ma dannose. Cioè, io quello che cercavo di dire prima è che l'Italia, diciamo, per esempio, guardiamo la bolletta petrolifera, no? Col petrolio 80, vado a memoria, per cui potrei sbagliare, mi pare che la bolletta petrolifera italiana sia intorno ai 45 miliardi di euro. Va, però vado proprio a span... Cioè, se il petrolio da 80 va a 50, poi una parte della bolletta petrolifera è gas, che non scende altrettanto perché è scorrelato, poi c'è un sacco di take or pay, eccetera, eccetera, però diciamo che guadagniamo una parte di avanzo commerciale che probabilmente perderemo per lo slowdown. Quindi capace che l'avanzo commerciale italiano non scenda poi più di tanto perché c'è il petrolio. Infatti noi lo calcoliamo sempre ex oil, senza oil e con l'oil l'avanzo commerciale, perché... sono due cose proprio che si muovono in maniera diversa, no? Per quello che io dicevo prima, Michele, che comunque i prezzi agli input dell'Italia, con tutto sto slowdown delle materie prime, che sia il petrolio, che siano semilavorati, eccetera, eccetera, un certo vantaggio alle aziende italiane per guadagnare quota di mercato per quando riparte il ciclo ce lo darebbero, no? Ma qui di cosa si parla? Di cazzate. Cioè, invece che... togliamola qua, dai ragazzi. Scusami. No, fine. Sì, no, se no diventiamo un disco rotto. Sì, no, ma è vero. Io l'unica roba che mi auguro è che l'effetto mondiale sia meno debole, sia più debole di quello che rischia di essere, se no l'Italia prende una mazzata infinita. Un'ulteriore mazzata, andremo tutti in taverna. No. Dalla Paola. A casa tua, che c'ha lì 60 milioni. Andiamo in taverna, spendiamo 60 milioni. Ciao cari ascoltatori.